Amici ed amiche all'ascolto della visione di Radio Big Music, è ora giunto il momento di dare il benvenuto a Violetta Zironi. Ciao! Ciao a tutti, buongiorno. Come stai prima di tutto? Prima di tutto sto bene, questo è molto importante, la salute è sempre la cosa più importante, quindi a livello di salute sto bene, ovviamente si sta chiudendo l'anno, quindi stiamo chiudendo tutte le cose che vanno chiuse prima della fine, quindi un po' di stress, però per il resto tutto bene, grazie. Diciamo che è stato un anno molto produttivo per te, sotto tutti i punti di vista. Sì e no, nel senso che è partito in modo molto produttivo perché ho fatto il mio primo tour europeo che è andato molto bene con molte date sold out, quindi benissimo, e si è chiuso appunto con delle belle notizie, dei bei lavori, ma in mezzo è stato il casino più totale, come per tutti. Già. Hai vissuto il periodo del Covid in Italia o appunto all'estero? No, ero a Berlino, io abito a Berlino da 3 anni, quindi praticamente sono rimasta bloccata qui e niente, come tutti, ma poteva andarmi peggio, dai, almeno non ero sola. Beh, dai, l'importante è quello, mettiamola così, no? Esatto. Quanto ti è mancata l'Italia? Beh, mi è mancata tanto che appena è finito il primo lockdown, a giugno mi sono catapultata in Italia, tanto che praticamente non c'erano neanche voli, quindi ho preso il treno Però... da Berlino, sì, ho cambiato tipo 4 treni, Francoforte, in Svizzera, poi dopo a Milano, cioè ho fatto un viaggio della speranza di praticamente un giorno ci ho messo, Però... però dovevo proprio tornare, avevo bisogno un po' di casa, un po' di estate italiana, quindi mi sono catapultata subito appena ho potuto, in qualsiasi modo ho potuto, ecco. Ottimo, dai. E invece delle esperienze italiane, insomma, che avevi fatto in passato, che ricordo ne hai oggi? Ti riferisci per esempio a X Factor? Esatto, per citarne una, sì. Factor comunque mi ha cambiato la vita, mi ha dato l'opportunità di fare della musica il mio lavoro e quindi sì, ho imparato tantissimo in modo molto veloce, ho collaborato subito con dei professionisti, da praticamente andavo a scuola, avevo 18 anni neanche appena compiuti, andare a scuola catapultata in questa macchina incredibile, devi crescere in fretta altrimenti non riesci a tenere il passo, e ancora mi porto dietro certi insegnamenti che ho imparato durante quel periodo, sicuramente poi mi ha aperto tante porte, mi ha dato la possibilità di fare tutto quello che sto facendo adesso, sicuramente. Dal tuo nuovo singolo appunto in radio di Natale al film addirittura. Sì, anche il film in realtà è arrivato un po' perché sulla scia di X Factor che ho fatto 8 anni fa, perché insomma il mio percorso, diciamo, nel cinema è partito grazie a delle cose che sono successe anche a X Factor, che mi hanno dato la possibilità di inserirmi un pochino in quel mondo. Ovviamente la scia, cioè, si prolunga veramente tantissimi anni, quindi non ho niente da dire su quello di negativo. Beh, però bisogna anche saperlo sfruttare, sai, perché a volte magari c'è l'artista che scompare in quel senso lì, ecco, no? Certo, è vero, hai ragione, certo bisogna saperla sfruttare, riconoscere quali sono le occasioni che vanno prese, quando invece bisogna dire di no, perché anche quello è un problema, ricevi talmente tante offerte che non sai più che cosa vale la pena fare e che cosa no, bisogna, sì, avere in testa un percorso chiaro, che non è assolutamente facile e che io stessa non avevo necessariamente, ma avevo una cosa chiara in testa, che volevo fare delle cose che mi piacevano, quindi se arrivava una cosa che non mi ispirava, la rifiutavo a priori, anche se poteva essere utile, ma perché, cioè, questo lavoro è troppo, veramente troppo difficile, troppo duro, impegnativo e precario, se lo devi fare se non ti piace, capito? Cioè devi veramente amarlo alla follia per fare valere la candela, diciamo. Esatto. E se non erro, adesso così vado a memoria, nel 2016 ti sei avvicinata al mondo del, insomma, a fare più l'attrice anche, oltre che la musicista. Sì, ma sì, in realtà appunto è successo per quello, perché nel 2016 ho girato questo film con l'orchestra di Piazza Vittorio, il flauto magico di Piazza Vittorio, nel cui recita anche Fabrizio Bentivoglio, che fu colui che mi propose alla produzione dopo avermi vista X Factor, cioè lui mi vide X Factor e dice: ma perché non chiamiamo Violetta? E l'ha detto ai produttori, ha detto va bene, mi ha chiamato, e da lì è partito appunto, sì, il mio percorso parallelo, diciamo, nella recitazione. E poi dopo, qualche anno dopo, è arrivata anche l'Isola delle Rose. Appunto, adesso ti do la notizia, non so forse lo sai già, ma è al terzo posto in Italia su Netflix. Sì. Non lo sapevo
che l'altro giorno era il primo, quindi c'è stata una discesa, però ovviamente c'è Vabbè, si può comunque arrivare. rimanere nei primi tre posti non è da poco, Certo, è sul podio assolutamente, ma sta avendo un successo clamoroso. Io sinceramente non me l'aspettavo, non perché non credessi nel film, ma perché non avevo idea della capacità dell'esposizione che ti può dare Netflix quando hai un bel film, perché come anche la musica ci sono tanti film bellissimi che però rimangono sconosciuti. già, quello è vero. E, beh, però secondo me sai perché magari può essere calato, ti dico così, magari può essere una cavolata, no? Durante la settimana, magari i giorni così, adesso che sono tra il giallo arancione, no? Di incertezza, la gente magari sta un po' meno attorno al televisore. Sì, beh, è anche buono, eh. Non è una cosa malvagia. E tra l'altro, adesso parlando sempre di questo film, no? Tu sei nel ruolo di Franca. Esatto, sì. Ci puoi dire qualcosa per stuzzicare i nostri ascoltatori per andare a vedere appunto il film? Ma allora, Franca, ho sentito dire un po' di volte che sia un po' il simbolo dell'Isola delle Rose. Non del film, ma dell'isola proprio, dell'isola in sé costruita da Giorgio Rosa, perché lei è una ragazza molto giovane che rimane incinta, è una libertina, non sa chi è il padre del suo bambino e non le interessa. L'unica cosa che le interessa è trovare un lavoro per mantenere questo figlio. Ma lo fa con una leggerezza disarmante, che veramente, appunto, forse è proprio veramente di quegli anni in cui non avevamo tutti questi preconcetti, no? Negli anni 60, alla fine degli anni 60, attorno al 68, c'era questo spirito libertino, no? Proprio un po' di ingenuità anche, che caratterizza certamente i giovani, gli adolescenti, però forse allora ancora di più. E quindi Franca ha bisogno di un lavoro e va a cercarlo sull'isola, e poi dopo comincia la sua avventura. Ovviamente guardatela su Netflix perché altrimenti non possiamo dirvi qua tutta la storia. E Esatto, invece guarda, esatto. parliamo di Natale adesso. Non dico proprio a caso parliamo di Natale perché è uscito il tuo nuovo singolo natalizio. Esatto, è uscito il mio nuovo singolo di Natale, anche di un paio di settimane fa, e così, un po' un regalino per cercare di tirarci su in questo Natale un pochino diverso. Tra l'altro, guardando il videoclip, credo che sia molto personale, giusto? È assolutamente personale. Il video è stato girato da mia sorella Bettina Zironi, che è una videomaker professionista, lo fa di mestiere, e ho chiesto di farlo a lei perché appunto la canzone in sé a livello di tematica è molto personale, parla dei ricordi che ci portiamo dietro dei Natali passati, che ovviamente sono legati alla famiglia, no? Ai nonni, ai fratelli, alle sorelle, ai genitori, nella maggior parte dei casi, e che quest'anno non necessariamente ci saranno. Io per prima non posso tornare a casa dalla mia famiglia quest'anno a Natale, quindi è molto personale il significato della canzone. Quindi ho chiesto a mia sorella, appunto, perché nessuno mi conosce meglio di lei in Ebbè. realtà, e quindi ha saputo bene rappresentare, secondo me, i miei sentimenti, ecco, il sentimento che ci stava dietro a questo brano. Brano appunto che si intitola I Never Needed Christmas. Sì, esatto, I Never Needed Christmas, e poi la seconda strofa dice The Way I Need It Now, cioè non ho mai avuto il bisogno del Natale così come adesso, cioè adesso proprio me lo merito, ne ho bisogno, ne ho voglia, ho bisogno un po' di quel calore, di quel conforto che il Natale porta con sé, indipendentemente dal fatto che sia un Natale diverso o meno. E pensi che magari negli anni che vengono, no, diamo più valore o diamo il giusto valore magari al Natale? Secondo me dopo quest'anno forse gli daremo un altro valore, forse non ci sarà più quella, diciamo, tra virgolette, superficialità, la commercializzazione un po' del Natale, anche come tante altre festività. Quest'anno c'è poco e niente. Qua a Berlino veramente hanno chiuso anche tutti i negozi, quindi non puoi neanche più comprare regali, non puoi fare niente, già da una settimana. È una cosa assurda, 2 settimane prima di Natale chiudono i negozi, cioè proprio se ne fregano pure dell'economia dei negozi. E quindi non abbiamo neanche veramente la possibilità di comprare troppi regali, meno che non compro su Amazon, però. E quindi il Natale diventa veramente solo un momento per stare insieme, un momento di condivisione, magari anche solo in due, perché la famiglia non si potrà riunire, quindi sarà Esatto. proprio un momento più riflessivo. Magari questa cosa si rifletterà anche sugli anni prossimi. Già. Beh, allora ricordiamo appunto i nostri ascoltatori dove possono trovare il brano e dove possono seguirti. Allora, possono trovare il brano sulle piattaforme
piattaforme digitali Spotify, Apple Music, tutte quelle più popolari, diciamo, e mi possono seguire con gli aggiornamenti vari su Facebook, su Instagram. Ottimo, dai, guarda, io per il momento ti ringrazio, ma alla prossima. Io ringrazio te, grazie mille.